amici Tecnoandroid, Huawei P10 in anteprima assoluta, press conference Huawei, siamo qui Mobile World Congress 2017. Colorazione rose gold, suppongo colorazione comunque rosa di questo device, quest'anno grazie alla collaborazione con l'Istituto Pantone Huawei ha deciso di creare device che fossero alla moda e richiamassero quelli che sono i trending del momento, infatti avremo colorazioni come il blu, il rosa, il verde, il nero, tutto molto interessante. Per quanto riguarda il resto del dispositivo, dando un'occhiata a parte frontale, abbiamo un pannello da 5,1 pollici con risoluzione Full HD, questo dispositivo sotto, tasto sfioramento che funge anche da lettore di impronte digitali, ha più funzioni in uno, ma potete anche andare a richiamare e utilizzare i tasti a schermo sopra, fotocamera frontale da 8 megapixel firmata da Leica, anche questa sulla parte poi destra, tasto accessore spegnimento, bilancieri del volume, sotto USB Type-C per la ricarica della batteria, speaker audio mono, jack audio da 3,5 mm, microfono principale. Sulla parte sinistra carellino per la doppia SIM oppure la nano SIM e l'espansione di memoria fino a 256 GB. Parte invece alta unicamente microfono per la riduzione dei disturbi in conversazione. Sul posteriore che è in alluminio, back panel che va ad ospitare due fotocamere, sensore da 20 megapixel monocromatico e sensore RGB invece da 12 megapixel. Insieme, grazie al flash LED doppio e a una messa a fuoco laser, dovrebbe essere questa che garantisce delle macro incredibili, dovrebbero andare a offrire scatti ineguagliabili. Le riprese video sono anche in 4K, finalmente c'è la stabilizzazione ottica, quindi il comparto fotografico, come Huawei stessa ha sottolineato in questo dispositivo, godrà veramente, sarà la killer feature, sarà la feature più importante. Per quanto riguarda il sistema operativo, il MIUI 5.1 all'interno, Android Nougat in chiaramente alla base di questa ROM, nuove feature, ci sono tante novità che ovviamente andremo a scoprire in recensione completa. A livello di processore abbiamo Kirin 960 octa-core a supporto in questa versione, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Bene amici Tecnoandroid, questo ovviamente era solo un assaggio, una considerazione a caldo dei nuovi P10 e P10 Plus. Io come al solito vi do appuntamento alla prossima preview, ma anche alla recensione completa di questo terminale. Ciao a tutti!